Ancora abbiamo visto altre immagini riguardate il torneo 25 aprile. Protagonisti di questa partita sono la nuova edilizia che avete visto, Casacca Amaranto, e la polizia di frontiera, così più forse conosciuta come Polmare, che era in casacca bianca. Qui abbiamo due rappresentanti di questi due gruppi. Intanto, prima di tutto, complimenti per la vittoria di misura. Ci voleva, ottima prova dei ragazzi, in buona serata, un po' meno io, però una bella partita. Anche loro sono una bella squadra, hanno creato tanto, hanno sbagliato tanto, però dai, tutto sommato è stata una bella partita, divertente, senza nessun tipo di scontri di gioco, diciamo, duri, che si vedono, diciamo, molto spesso questi tornei. Senti, Cristian Nardi, tu sei un portiere che non sei abituato a perdere così tanti gol. In considerazione che la polizia di frontiera non è una squadra che gioca sempre, quindi non sono abituati a giocare insieme. Vuoi difenderti un po'? No, no, anzi, no, le abbiamo merito all'avversario, hanno creato tanto e magari gli mancava quel tocco di esperienza che magari gli avrebbe dato quel tocco in più. Avrebbero vinto? No, non lo so, sai, le partite sono strane, non so mai come può andare a finire. A ribaltare una partita ci si mette veramente poco. Senti, abbiamo visto qualche giocatore di loro, un vero talento in campo. Sì, era, diciamo, tecnicamente molto dotati. Sì, sinceramente sono bravi giocatori. Senti, questo torneo 25 aprile, diciamo, ovviamente con la finale 25 aprile, vi auguriamo ovviamente di toccare il podio quantomeno, ma il campionato della nuova edilizia quest'anno, insomma, sta lottando su tanti fronti. Sì, siamo sempre, diciamo, nelle vertici in parte della classifica, teniamo delle belle prestazioni con serate un po', diciamo, deludenti, però andiamo avanti con la nostra strada e a fine campionato vedremo come andrà a finire. Senti, tu sei un portiere, bisogna che ti faccia questa domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi giocatori. Questo manto erboso con memoria elastica qui all'impianto sportivo delle Sorgenti? No, guardi, io sinceramente ho giocato in diversi campi sintetici e diciamo che questo è uno dei migliori. Ci giochiamo bene e sinceramente mi trovo bene. Anche quando, diciamo, troviamo una filata umida, il pallone non scivola più di tanto, quindi secondo me è un buon campo. Quindi è quello che abbiamo pubblicato su Facebook, insomma, corrisponde anche. Ci sono i video, le immagini, ma anche corrisponde anche come sensazione dei giocatori. Sì, sì, perfettamente. Bene, ti ringraziamo, grazie, ti congediamo, grazie di aver risposto al nostro invito. Ciao. Adesso veniamo al rappresentante della frontiera. Allora, Fabio Graziani, mister. No, diciamo dirigente, ci aiutiamo un po' fra di noi. Come hai detto te prima, non si è mai giocato, è il primo anno che facciamo questo torneo. Grazie a Luis che l'ha organizzato a 5, perché sicuramente a 11 per noi sarebbe stato impossibile. Non abbiamo mai giocato insieme, come diceva il portiere della nuova edilizia prima, e siamo molto soddisfatti al momento in cui sono andate le cose. E come ha detto lui, abbiamo sbagliato tanto sotto porta, d'altronde nel calcio è così, quando non fai colpo ti mancano e alla fine abbiamo perso di uno, insomma. E come si dice, il gol mancato? Gol subito, è normale, va benissimo. Comunque avete perso di uno contro una delle migliori squadre, diciamo, che gioca il campionato di Serie A. Sì, io questo lo dici te, non lo so, e mi fa molto piacere, insomma, che effettivamente poi abbiamo un'età media abbastanza alta noi, che in confronto a loro sono dei ragazzi che corrono moltissimo, anche quando abbiamo giocato la prima partita col Crasa. Si vede che sono squadre che giocano fra di loro, affiatate e tutto. Noi ci abbiamo messo il nostro meglio e anche col Crasa, pur subendo qualche gol in più, però anche lì ci sono mancati gol che abbiamo sbagliato all'inizio. Comunque siamo contenti di partecipare, di aver partecipato. Faremo l'ultima partita perché ormai siamo fuori lunedì prossimo, però siamo contentissimi di aver partecipato, insomma. Comunque con una vittoria forse sareste ancora dentro la qualificazione. Io vorrei
che tu mi parlassi un po' di un aspetto, questi tuoi ragazzi durante il giorno sono lì a risolvere grossi problemi seri, sì, sì, diciamo, del porto, della città, sì, e di tutto quanto che è per la, a tutela, diciamo, del cittadino. Poi quando arrivano in campo ovviamente è uno svago per loro. Ma sicuramente è uno svago, cioè non è che sono ragazzi che si allenano oppure che fanno il campionato da altre parti, per noi, cioè questo qui era l'unica cosa, ci ritroviamo lunedì sera qui, abbiamo fatto queste partite e non siamo nemmeno persone che andiamo settimanalmente a fare partite di calcetto, cioè arrivò la lettera, ci siamo iscritti, l'abbiamo fatto volentieri perché ci sembrava una bella cosa e niente, contentissimi comunque. Quindi bastava ricevere la lettera di invito? Sì, a noi è arrivata la lettera di invito e siamo stati contenti. Ok, questo ovviamente possiamo rivolgere diciamo, a tutti gli organizzatori del calcetto, quindi invitate pure questi ragazzi, io continuo a dire ragazzi, sì, perché il campo veramente sono dei ragazzi freschi e forti. Certo, sì. Poi il problema è dopo la partita, dopo la partita non cominciamo, no, comunque. Va benissimo. Ma io penso siano anche allenati fisicamente e che hanno fatto veramente delle belle prestazioni. E ovviamente ci sarà uno sguardo verso il prossimo torneo dei 1000, questo giusto per ricordarlo, un torneo organizzato a Pro Unicef. La vittoria non sarà ovviamente quella agonistica del campo, ma la vittoria sarà quella di raggiungere lo zero. Lo zero sta per zero mortalità infantile, perché ovviamente l'operazione UNICEF è quella di abbattere la mortalità infantile fino a raggiungere, abbattere dagli attuali 22.000 morti diciamo giornalieri fino a zero, perché veramente muoiono per delle cavolate, lo ripeto, muoiono per delle cavolate. Basta un po' di febbre, un qualsiasi problema è risolvibilissimo e muoiono bambini che non raggiungono l'età di 5 anni. E per questo questo torneo vuole anche dire solidarietà e vogliamo zero.